In questo episodio, il castello di San Michele. E da un insospettabile e inosservato passaggio accediamo a questa che è una opera monumentale realizzata dalla Marina Militare, un tunnel lungo 500 metri, provvisto di camerate, di bagni, di stazioni radio e di una scalinata con quasi 200 scalini. Un'opera veramente titanica, realizzata agli inizi degli anni 50. Da tutti i visitatori che sono passati da queste parti. Diciamo che le scritte non sono tutte elegantissime. Eh sì, poi praticamente la struttura non è mai stata messa in opera, è caduta nel dimenticatoio ed è diventata preda di drogati e di sbandati, fin tanto che questi ultimi anni non è stata recuperata e adesso è visitabile come se fosse una archeologia moderna. In realtà questa doveva essere una struttura strategica come punto di ascolto per la Marina Militare, per tutto l'esercito italiano e penso della NATO. Però la struttura, come vi ho già detto, non è mai andata in opera e niente, sono rimasti questi tunnel meravigliosi comunque. A brevissima distanza poi c'è l'accesso al castello vero e proprio. Sopra uno dei sette colli di Cagliari sorge San Michele. I Romani avevano già eretto dei templi pagani. In età bizantina questo culto è stato sostituito da quello cristiano, intitolato quindi a San Michele. Quindi troviamo comunque nella base del castello una chiesa bizantina e poi sopra i resti di quelli che sono stati quelli del castello, una fortezza di epoca giudicale. Il periodo più importante è quello tra il 1350 e il 1511, quando fu abitato dalla famiglia Carroz.